Siamo a Caserta, non voglio parlare di com'è il territorio milanese perché lo conosco poco, ovviamente. Siamo a Caserta, siamo in Campania, è un territorio che conosco bene, e poi devo partire da un posto che non si conosce benissimo, che è Castelvolturno. Io ogni volta che vado mi viene un culo, uno shock, eppure ci vado spesso, spessissimo, non dalla sabato che trovo, appena da mare, piango. Immagino un tizio che viene da fuori, si trova a passare per Pineta Mare. Se piango io, figuriamoci quello, ce ne sono capitato. Manca Beirut dopo la guerra, era così. Perché l'immagine è quella di Beirut. Vai a Pineta Mare, vai a mangiare sul molo e dici perché? Ottimo ristorante. Ottimo ristorante, e però c'è uno scenario da guerra. Non pensate. Né immagino prospettive di sviluppo. Dico che noi tutti questi discorsi dobbiamo fare facendo, e mi ci metto pure io, autocritica. Dove abbiamo sbagliato perché questo non debba più essere. Allora ci sono le macerie. Castelvolturno è la raffigurazione plastica di che cosa ha fatto in questa provincia 30 anni di collusioni, ammiccamenti, affari di non meglio precisata natura tra imprenditoria rapinatrice, la camorra e politica collusa. Se partiamo da questo presupposto e diciamo abbiamo sbagliato tutti, chi più, chi meno, chi esponendosi, chi non esponendosi, ma complessivamente partecipando a un sistema che ha portato a quelle conseguenze, che sono lì, non è un'opinione, quello è un fatto, allora possiamo anche dire. Allora, io penso che tutto questo discorso bellissimo, eccetera, eccetera, capisco una parte, un po' meno altra parte, va inserita in un programma di sviluppo finalizzato a quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche di questo territorio. Benissimo il manifatturiero. Io ho avuto qualche aspra discussione anche con amici quando hanno cominciato a smantellare per esempio il manufatturiero tessile che riguardava un'eccellenza come la seta di Sallercio. Portiamo di qua, portiamo di là, il risultato qual è stato? Che quello che era un prodotto di eccellenza lo trovi finto, falso nei mercatini e quello di alta qualità non so più manco se esiste. Mi tengo gelosamente conservato le cose che ho comprato in un certo periodo. E poi vediamo l'invasione di robaccia, che costa più o meno quanto costava quella di prima, costi di produzione bassissimi, ma qualità bassissima. Infine. No? Per esempio. Allora, riprendiamoci quello che era nostro, il manufatturiero è quello, le ceramiche. Io ho sempre immaginato su Caserta città un percorso ideale, copiando da quello che è nelle altre città d'arte d'Italia. Noi abbiamo uno dei monumenti più importanti d'Europa. Ce l'abbiamo abbandonato, cade a pezzi. Ci abbiamo fatto feste e festine di tricette, amiche di Camoristeri, eccetera, eccetera. Non ci spendiamo, non investiamo niente quando, per esempio, mio sogno, abbiamo uno stadio che cade a pezzi. Investiamo come? Costruendo lo stadio nella zona nuova di Caserta, così rispettiamo pure la legge, le diamo lo stadio al centro abitato e trasformiamo quell'area in una grande area di servizio per la Reggia. Recuperando i decumani, incentivando le botteghe artigiane su tutto il percorso, incentivando chi vende la mozzarella, chi vende le ceramiche di Cascano, chi vende i prodotti di Sallercio, chi vende quello che noi sappiamo fare, il vino, cioè In abbiamo un quel modo sacco. includerebbe anche la città, perché poi Cioè, sarebbe. finalmente uno che va alla Reggia cammina per Caserta e lascia, compra la Coca-Cola, si compra la professoressa che accompagna i bambini un chilo di mozzarella, sì, perché noi tutti noi abbiamo comprato paccottiglie di ogni genere quando andiamo a fare gite scolastiche. Noi riusciamo a non vendere nemmeno quello che abbiamo. Allora, se Caserta è il capoluogo, riprendiamo anche con coraggio, anche con scelte drastiche di questo genere, un discorso che vada in questa direzione. Castelvolturno, allora, l'accordo di programma era una schifezza e sarà una schifezza, perché era stato. La mia opinione personalissima, l'ho scritta sul giornale nel suo tempo, la ribadisco qui, non mi rimangio niente, perché era fatta nel tentativo di sanare, di far sanare a chi aveva provocato un danno che era irreparabile. Il danno non è stato riparato. 10 anni dopo sappiamo che il danno non è stato riparato, i disastri sono lì e noi non dobbiamo ricominciare. Abbiamo il mare inquinato, le strade nude, le case che cadono a pezzi, il turismo a pezzi, l'inquinamento, i rifiuti. L'amianto sparpagliato sopra le spiagge in tutta l'area del Polo Nautico. Abbiamo una situazione di. Possiamo ripartire di là? Vi chiedo, voi siete quelli che poi dovranno operare, possiamo ripartire da là senza aspettare manco un soldo di contributi, soldi, perché altrimenti i soldi se ne pigliano altri?
molto chiaramente, ma incentivando in altro modo investimenti di questo genere, con le decontribuzioni, con i crediti d'imposta, con una serie di cose che impediscano alla camorra di pigliarsi i soldi. Perché è inutile, perché altrimenti noi fra 10 anni, tra 20 anni, tra 30 anni saremo a parlare sempre delle stesse cose. Ci vuole un atto di coraggio, ma ci vuole anche una missione. Cioè, qua noi siamo stati miopi, non voglio dire siamo stati colpevoli, siamo stati miopi. Non ci siamo resi conto che quello che sembrava conveniente oggi in realtà era conveniente per altri soggetti e non per la collettività. Alla fine stiamo pagando il prezzo tutti. Perché alla fine se qualcuno una cade a pezzi, la Graversano non esiste più, l'apparato industriale non c'è più, il manifatturiero non c'è più, l'artigianato non c'è più, l'agricoltura è morta. Cioè, alla fine non abbiamo niente. Cioè, se noi partiamo dal fatto che quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni ha prodotto niente, anzi peggio di meno di niente, possiamo anche ricominciare. Io penso che paradossalmente il niente che abbiamo, anzi i danni che abbiamo provocati da quel niente, possono diventare una risorsa. Investimenti fatti nel settore delle bonifiche, seri però, cioè senza che aspettiamo che arriveranno la volta i casalesi che già lo stanno facendo, se vanno a pigliare i brevetti alla Spezia per depurare il percolato che loro hanno prodotto, no? Okay, così chiudiamo il ciclo completamente. Se lo facciamo noi, perché io sono esplicita, chi mi conosce lo sa, che non è che mando a dire le cose. Ci piace così. Se noi facciamo questo e ci muoviamo in questa direzione, voi ci state? Cioè sono io a dirvi, voi ci state a fare questo piccolo passo indietro per ricominciare? Siete disponibili a fare investimenti, per esempio, sul litorale, dicendo questo è un contratto d'area, questo è un progetto generale, dove sono possibili micro investimenti ai piccoli imprenditori che vogliono rifare la tettoia lì, il parcheggio lì, quell'altro lì, senza finanziamenti pubblici. Finanziamenti pubblici non ci sono, cioè noi ci prendiamo in giro. Non abbiamo né 4 milioni di posti di lavoro da offrire, né da restituire, non teniamo niente di tutta questa roba, non c'è. Però la possibilità di farlo in tempi brevi, e secondo me uno dei punti fondamentali è risolvere problema del credito con le banche e con le pubbliche amministrazioni che non pagano, perché il grande cortocircuito è quello, e lo so bene anche diciamo per provenienza familiare, che le aziende falliscono perché le pubbliche amministrazioni non pagano, però poi la stessa pubblica amministrazione pretende da un'altra partita il tributo che è un centesimo di quello che dovrebbe pagare, ma quello lo pretende, ti fa fallire 2 volte. Alla fine chi è che va a fare i lavori? Chi ha la disponibilità liquida? E oggi chi è che ha la disponibilità liquida? Certamente non le persone per bene. E non l'industria sana, non l'impresa sana. Allora, su questo si può lavorare insieme. Cioè, le banche esistono relazioni molto serie e molto severe fatte dai giudici che si sono poi espressi in sede di sequestro di beni, di confisca definitiva di beni, con la pretesa da parte delle banche, sanzionata da parte delle banche, di accedere a, diciamo, al pagamento privilegiato dei mutui e di quant'altro, che è stato negato da giudici seri dicendo tu hai finanziato opere in assenza di garanzie, quindi vuol dire che quelle persone, tu sapevi che aveva delle garanzie occulte, quindi tu sei corresponsabile di quel mancato ristoro del finanziamento e quindi tu non hai un soldo. Allora, se tutti quanti insieme ci muoviamo in questa direzione e anche senza ammiccare con la banca, perché poi la banca è quella di oggi, la banca è quella che fino a ieri ti ha dato e stamattina in un periodo di difficoltà, anche a fronte di crediti reali che ha garanzia, ti nega, non solo ti nega lo scoperto e quindi la possibilità di lavorare, ma ti chiede anche il rientro. E voi lo sapete, cioè io sono a casa di chi queste cose le subisce tutti i giorni. Queste sono cose che non posso risolvere io, queste sono cose che si possono risolvere insieme, perché se Confindustria si pone nei confronti del sistema bancario in maniera seria, ricordando al sistema bancario che non sono lì per fare affari con la finanza fantasiosa, ma a gestire i patrimoni che sono stati affidati alle loro casse dagli italiani,
e che quindi devono rientrare, perché quello è il patrimonio tutelato dalla nostra Costituzione, non i giochetti. Le famiglie. No, i giochetti di alta finanza non sono tutelati dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione tutela il capitale, la rendita capitale, che garantisce il lavoro, il benessere diffuso, la finalità è quella, non ce n'è un'altra. Quindi se ritorniamo un attimo, non a fare grandi le rivoluzioni che mi sarebbe piaciuto tanto fare qualche anno fa, ma al rispetto della legge, banalmente al rispetto della legge e dello spirito della legge, forse qualche passo insieme si può fare. Perché adesso, quando io dicevo paradossalmente, adesso la crisi ci ha portato a sederci allo stesso tavolo, perché voi state pagando più di altri le conseguenze della cattiva gestione dell'economia, del territorio, delle imprese, della rapina che è stata fatta di posti di lavoro, del... Vabbè, insomma, non ve lo devo dire io, no, che cosa è stata questa terra. Questa provincia è stata il luogo di compensazione dei più grandi mali affari d'Italia. Non è un caso che il modello Caserta di Maroni è stato finalizzato solo ed esclusivamente alla repressione della parte armata della Camorra. Nulla è stato fatto per compensare quei voti. È voluto perché rispondeva a una logica altra, che era quella di vendere tutto il Mezzogiorno d'Italia, le regioni produttive, a quelle che erano le esigenze della Lega. Maroni è leghista, non ci vogliamo un figlio. Maroni non è un grande statista, Maroni è un leghista, portatore di un interesse dichiarato e pubblico che è quello della Lega. Allora, ci ha preso, noi ci siamo fatti prendere. Noi abbiamo consentito che i nostri parlamentari, ancorché non votati da noi, perché non significa niente, che tu quando vai là poi rappresenti tutti, non è che rappresenti solo chi ti ha votato. Così è una piccola, è una banalità, ma va ricordata questa. Cioè il mio sindaco, pure se è una persona di uno schifo, cioè non vuol dire niente, il mio sindaco, punto. Quindi quando i nostri parlamentari non hanno fatto niente per impedire questo, perché evidentemente erano garanti di altri interessi che erano altrove, non certamente qua. Il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi. Sarà pure una fantasia, sarà una visione medio comunista, non lo so, fate voi, non mi importa, so che solamente il risultato è quello. Poi girate nella Graversano e vedete questo, girate per sul litorale, vedete questo, girate per Caserta, vedete questo, girate dove volete e vedete questo. Depressione, sottosviluppo, case che cadono a pezzi, apparato industriale a pezzi. Sfiducia. Ma la sfiducia è colpa nostra. Perché se io continuo a credere alle favolette, allora se ho 3 anni va bene, se ce n'ho 50 non va bene, vuol dire che si sceglie. Quindi hai sbagliato il tuo mestiere di imprenditore se credi alle favolette. Cioè se uno oggi mi viene a dire domani mattina mi ti rimborso l'IMU, certo mi fa piacere se mi rimborsi l'IMU, no, qualcosa di soldi che io ho cacciato, mi fa piacere. Ma io ho l'obbligo, non avendo più 3 anni, di chiedere scusa e tu i soldi per eseguirmi l'IMU, dove li prendi? No. C'è l'obbligo di chiedere, c'è una responsabilità nei confronti delle persone che dipendono dal mio reddito di chiedere scusa e tu questi soldi dove li prendi per darli? Dal comune dai comuni dissestati? E come li fa il comune, nonostante ci sia la legge che te lo impone, a restituirti quando il comune non paga nemmeno gli stipendi?